Giovanni Avena, direttore editoriale di Adista, avete recentemente definito il 25 anni di pontificato di Papa Wojtyla come 25 anni di repressione. Sono passati adesso altri 2 anni, siamo ancora a 27 anni di repressione? Beh, gli ultimi 2 anni effettivamente, data la malattia di questo pontefice, c'è un po' meno repressione, un po' meno casi, perché la preoccupazione attuale all'interno del Vaticano è quasi esclusivamente la successione all'attuale Papa, quindi non ci sono più grandi problemi di repressione, però i primi 25 anni sono stati 25 anni veramente di repressione, una repressione che è stata colta da noi perché facciamo informazione alternativa, ma purtroppo non è stata colta dai mass media di tutto il mondo perché di questo Papa hanno fatto una sorta di grande patriarca che parla all'umanità, ma parla soltanto con la potenza, direi la prepotenza dei mass media, ma niente affatto con la semplicità e la dirompenza del Vangelo. In che cosa è consistita questa repressione? Voi avete fatto addirittura un paio di centinaia di nomi e cognomi di parroci, sacerdoti che sono stati rimossi dall'incarico, docenti alle pontificie università anche loro rimossi. Cosa è successo e perché? Sì, è stata la normalizzazione della Chiesa dopo i danni, tra virgolette, che secondo la gerarchia vaticana avrebbe arrecato alla Chiesa il Concilio Vaticano II voluto da Giovanni XXIII. Il Concilio aveva rotto i vetri nella Chiesa, aveva fatto circolare aria nuova, per cui tutte le istanze che erano state represse durante il pontificato di Pio XII, tutte le istanze che erano state represse anche dai concili precedenti e da una lunga stagione di guerra fredda, sono venute fuori creandosi spazi, creando cultura anche, creando un nuovo modo di annunciare il Vangelo. Però questo provocava disagio all'interno dell'istituzione perché veniva messa in discussione l'autorità del Papa, l'autorità dei vescovi quando questa esercitava solo autorità, l'autorità dei dogmi. I dogmi sanciti dai vari concili che non potevano essere minimamente toccati. Ecco, tutto questo creava questi problemi all'interno della Chiesa. Allora scatta un meccanismo di normalizzazione che comincia proprio con il pontificato dell'uomo che viene dall'est, il polacco Karol Wojtyla, che arriva al pontificato proprio con questa missione, con questo incarico da parte dei cardinali di curia che lo avevano eletto, normalizzare la Chiesa, cancellare tutti i danni che il Concilio aveva prodotto e avrebbe ancora più potuto produrre in futuro. Allora cominciano dai teologi, teologi di tutte le nazioni che avessero preso sul serio il concilio cominciano ad essere marginati. Preti, parroci, vescovi, soprattutto in America Latina, ma anche nell'America del Nord, che desideravano portare all'umanità non una risposta dogmatica, non una risposta morale, ma una risposta umana alle esigenze religiose della gente, del popolo, degli uomini e delle donne, con un linguaggio più accessibile, non solo con il linguaggio accademico o con il linguaggio autoritario della Chiesa. Ecco, tutti questi vengono rimossi, vengono emarginati, vengono chiuse anche alcune università pontificie, soprattutto dell'America Latina, alcuni istituti di teologia, perché non continuassero
la rovina del concilio. Del resto, di rovina del concilio non ne ha parlato Adista per la prima volta, di rovina del concilio per la prima volta ne ha parlato un cardinale di Santa Romana Chiesa che si chiama Cardinal Giuseppe Siri, arcivescovo di Genova, che in una sua profezia disse proprio durante il concilio: ci vorranno almeno 50 anni per correggere tutti gli errori che questo concilio sta facendo. Ecco, Giovanni Paolo II, anziché 50 anni, si è preso 25 anni. In 25 anni il concilio possiamo dire che è veramente stato annientato. Adista ha raccolto tutti questi casi, li ha messi tutti uno per uno, li ha elencati, ha indicato il luogo e il tempo dove si è svolto e li ha messi a disposizione della stampa mondiale in lingua italiana e in lingua spagnola e in lingua inglese, per dare ai giornalisti la possibilità di dire di questo Papa tutto quello che di bene sicuramente si può dire, ma tutto quello che di critico certamente si ha il dovere di dire. Voi avete sempre seguito da vicino i fermenti della teologia della liberazione. Qual è lo stato di salute oggi della teologia della liberazione in America Latina e nel resto del mondo? Lo stato di salute della teologia della liberazione è uno stato di salute piuttosto fragile, nel senso è che la si voleva far morire, si è tentato di farla morire. Sono stati appunto repressi i teologi che hanno dato vita a questa teologia, che poi non è una teologia accademica, è una teologia che viene dal basso, è una teologia che parla il linguaggio della gente, perché non annuncia soltanto il dogma cattolico, ma annuncia l'umanità di Dio che si incarna nella storia e si accompagna all'umanità perché l'umanità possa raggiungere quella felicità, quel benessere, senza paura del peccato, senza paura e preoccupazione dell'osservanza dei precetti, dei dogmi, ma con la libertà di spirito, di vivere nella propria coscienza e di condividere con il resto dell'umanità la soluzione dei problemi, senza che questi problemi debbano per forza essere precettati, risolti con indicazione dall'alto. Quindi la soluzione dei problemi con la condivisione della vita, con la condivisione anche della discussione. Ecco, questa teologia della liberazione adesso non è morta, ma è abbastanza emarginata. Restano ancora molte comunità ecclesiali di base in moltissime zone dell'America Latina, soprattutto in Brasile, dove i fondatori tipo Gustavo Gutierrez, tipo Leonardo Boff e decine di altri continuano ad essere presenti all'interno di queste comunità di base, di queste comunità popolari, dove non si vive la religiosità soltanto rituale, ma si vive una religiosità alla ricerca e alla rivendicazione dei diritti e della giustizia. Quante sono circa le persone oggi che rispondono a questo messaggio della teologia della liberazione in America Latina? Non si può quantificare. Non si può quantificare perché ci saranno migliaia di comunità ecclesiali di base. Ad ogni comunità fanno capo 50-100 persone e queste sono migliaia. Però c'è da dire che fanno teologia della liberazione non solo quelli che specificamente abbracciano questo percorso, ma anche quelli che con una ispirazione inconsapevole vogliono percorrere una via di liberazione attraverso scelte politiche, attraverso percorsi che, pur non tenendo conto di una religiosità
che magari non gli appartiene perché vogliono essere laici e restare laici, raggiungono lo stesso fine. Per cui a un certo punto molto spesso si ritrovano insieme gruppi che fanno attività politica e gruppi che fanno attività sociale e religiosa, si ritrovano insieme a combattere per raggiungere quel determinato diritto, per esempio il diritto alla terra, il diritto all'acqua, il diritto allo spazio che agli indigeni viene tolto con la deforestazione del Brasile, per esempio. Ecco, tutte queste cose vengono portate avanti non solo dai seguaci della teologia della liberazione dichiaratamente tali, ma anche da tutti quelli che si ritrovano in compagnia di quelli che fanno politica, di quelli che fanno attività sociale. È vero che in Italia la teologia della liberazione è ormai ridotta alla clandestinità? Io non direi clandestinità. Sarei contento se si trattasse di clandestinità. Purtroppo è più grave la situazione in Italia. Più che di clandestinità si tratta di rinuncia, rimozione, adeguamento agli stand attuali, adeguamento quindi alla disciplina, perché è invalsa ormai la preoccupazione di mantenere le cose come stanno, io mantengo il mio spazio perché se mi muovo di più vengo rimosso, vengo emarginato, fino ad essere condannato, fino ad essere messo da parte anche da un incarico, da una cattedra, da una parrocchia. E allora c'è la rinuncia, e credo che la rinuncia sia peggio che la clandestinità. Qualche nucleo clandestino c'è, sicuramente c'è. Io non ne ho grande conoscenza, appunto perché se clandestini sono, clandestini restano. Però c'è una clandestinità interiore. Io sono convinto che molti preti, molti teologi tengono dentro questa istanza e aspettano il momento di farla esplodere, perché insieme a questa istanza che loro tengono dentro potrebbe esplodere anche l'istanza che tantissima gente che si è allontanata dalla Chiesa potrebbe sentire il bisogno ancora di recuperare oggi. Veniamo ad Adista. Voi siete nati negli anni 60, con un punto di vista molto specifico, vi occupate di cose cattoliche da una prospettiva laica. Sì, Adista ha questa peculiarità. Nasce nel 1967, proprio alla fine del concilio, quando il concilio continua ancora a soffiare, a spingere la gente verso l'ammodernamento, l'aggiornamento, come lo chiamava Giovanni XXIII, l'aggiornamento della Chiesa, nel 67 quindi, non solo per rispondere a istanze religiose, ma anche per rispondere a istanze politiche. Nasce infatti con un gruppo di parlamentari della sinistra indipendente che vogliono avere una voce che sappia parlare anche ai cattolici che hanno superato il cosiddetto dogma dell'unità politica dei cattolici. Dopo questa stagione, che non dura moltissimo, questa stagione più strettamente politica, nasce una stagione più religiosa. Quindi informazione religiosa alternativa, informazione religiosa sul mondo cattolico, su tutte le realtà religiose, quelle cristiane e quelle di altre religioni, con una visione, con una lettura laica dei fatti. Ecco, l'originalità di Adista è proprio questa.
A differenza di tutte le altre testate strettamente religiose che guardano il mondo con occhio religioso, Adista guarda le cose con occhio laico, rispettando la religiosità, rispettando quelli che fanno una scelta religiosa, ma raccogliendo tutti i fermenti che vogliono spezzare non solo l'unità politica dei cattolici, ma anche il dogmatismo entro il quale molti cattolici si trovano circoscritti. Ecco, Adista fa quest'opera di liberazione, dando notizie, informazioni di fatti, di avvenimenti che succedono in tutta Italia e in tutto il mondo, in maniera che quelli che stanno alla Lamezia Terme, sentendo quello che succede ad una piccola comunità del nord e del sud dell'America Latina o dell'America del Nord o dell'Africa o dell'Asia, prendono ad esempio e ad incoraggiamento quello che avviene altrove, per iniziare anche qui un percorso possibile, oggi diremmo, per un'altra chiesa possibile. Senta, lei ha una vita molto travagliata e interessante. Ce la vuole raccontare? Raccontare la mia vita all'interno della storia di Adista mi sembra un po' distrarre da cose importanti come può essere Adista, e Adista è importante, mi sembrerebbe distrarci, però... Come lei è arrivato ad Adista? Qual è stato il suo percorso e cosa vede nello sviluppo futuro? Sì, ti posso dire questo. Io facevo il parroco in Sicilia, a Palermo, facevo il parroco in una parrocchia dove mi sono accorto dopo qualche settimana che avevo ricevuto questo incarico e avevo iniziato l'attività pastorale, mi sono accorto che il cuore di quella parrocchia era una zona chiusa tra le mura dove vivevano 2600 persone. 2600 persone che avevano avuto la sventura, molti durante la giovinezza, di essere considerati pericolosi per sé e per gli altri, perché poveri, perché emarginati, e bastava un piccolo esaurimento nervoso, una piccola depressione per la quale la famiglia non poteva farci nulla, per essere portato in manicomio e restarci lì tutta la vita con il marchio di pericolosi per sé e per gli altri. Quindi lì dentro ho incontrato bambini reclusi lì, considerati a pochi anni di vita perché portati lì dai brefotrofi, dove ne avevano troppi, dalle cosiddette ruote, dove ne avevano troppi e non c'era nessun'altra istituzione che li poteva accogliere, e il manicomio li accoglieva con la compiacenza di qualche medico che per farli accogliere in manicomio scriveva una ricetta di pericoloso per sé e per gli altri. Quindi c'erano i bambini che crescevano e morivano, c'erano i giovani, c'erano gli anziani, c'era una popolazione infinita. Una struttura nata per 1500-1600 persone ne conteneva 2006-2007, perché c'erano i periodi di abbondanza. Ecco, io mi sono accorto che quella era la parrocchia. E allora ho cominciato a passare il mio tempo, più che in sacrestia, più che nell'ufficio parrocchiale, più che nel tempio bello della chiesa parrocchiale, dentro il manicomio, a incontrarmi con questa gente. Mi sono accorto che loro avevano paura di noi,
noi non avevamo motivo di avere paura di loro, ma loro avevano paura di noi, i cosiddetti normali. E poi tornando fuori convincevo la gente del quartiere, non solo i parrocchiani, convincevo la gente del quartiere che con questi cosiddetti matti ci si poteva incontrare, perché da loro avremmo potuto ricevere tanta saggezza e tanto insegnamento io ho ricevuto da loro, dalle conversazioni che facevo con loro dalla mattina alla sera. Quindi un pezzo di attività pastorale si è trasferito dentro il manicomio. I dirigenti del manicomio, che in un primo momento credevano che noi andassimo lì solo per fare l'elemosina, si sono accorti che noi cominciavamo a rompere le scatole, come si dice, perché reclamavamo un trattamento migliore per questi malati che erano tenuti lì come in un lager, e peggio che un lager. E il miglioramento della loro situazione non era sufficiente. Intanto non c'era voglia di farlo, ma comunque non era sufficiente. Noi volevamo la liberazione di quella gente. Abbiamo coinvolto, era l'epoca di Franco Basaglia, abbiamo coinvolto Basaglia, Basaglia è venuto a trovarci, abbiamo iniziato l'esodo, abbiamo cominciato a fare uscire la gente dal manicomio, quindi alcune funzioni che si dovevano fare nella chiesa parrocchiale abbiamo cominciato a farli dentro il manicomio. E molti cosiddetti matti uscivano, frequentavano le nostre riunioni, non solo quelle parrocchiali, ma quelle del comitato di quartiere, frequentavano le nostre riunioni, prendevano la parola, venivano ascoltati, e man mano che venivano ascoltati si guarivano. La guarigione avveniva proprio in quell'attimo, nell'attimo in cui questa gente si accorgeva che c'erano 10, 20, 30, 40 persone che li ascoltava. E in questo processo si sono uniti alcuni medici, alcuni infermieri, molta gente del quartiere, molti venivano anche dalle sezioni dei partiti politici, tutti, esclusa la Democrazia Cristiana. Si cominciano a fare le assemblee dentro il manicomio, si fanno le assemblee, i malati prendono la parola, rivendicano i loro diritti, gridano l'ingiustizia alla quale quotidianamente sono sottoposti, inizia un movimento di liberazione. Questo movimento di liberazione crea problemi ai dirigenti, che sono tutti democristiani e tutti facenti parte della cupola mafiosa che in quegli anni governava la Sicilia e la città di Palermo in particolare. Era una cupola mafiosa dove c'era il mafioso democristiano e il democristiano mafioso senza più distinzione. Tutto questo provocò minacce, tutto questo provocò richiami su di me da parte del cardinale, quale cardinale prima ci aveva appoggiato venendo lui stesso a partecipare a qualche assemblea, ma poi sotto la pressione della mafia, e possiamo pure fare i nomi di questa mafia che governava quel lager. I nomi sono Vito Ciancimino, Lima, Gigante, Giovanni Gioia. Questi sono stati tutti grandi dirigenti della Democrazia Cristiana. Gioia è stato ministro, pluriministro, Vito Ciancimino è stato sindaco di Palermo, Lima è stato sindaco di Palermo, Gigante è stato presidente della provincia.
Alcuni di questi sono stati poi incriminati, messi in carcere, liberati, qualcuno è stato ammazzato perché non aveva assecondato tutti gli ordini della mafia come Lima. Ecco, questo è il contesto, questo è lo scenario nel quale noi ci muoviamo. Ti puoi immaginare che scenario è, che situazione è. Quindi a un certo punto il cardinale non ce la fa più, mi chiama e mi dice: sta storia deve finire, fatti la valigia e te ne vai. Io, dopo aver fatto tante esperienze di attività pastorale che si concludevano sempre alla stessa maniera, ho deciso di scegliere il campo dell'informazione per far sapere, quanto più fosse possibile far sapere alla gente le contraddizioni, le mistificazioni, le complicità, le connivenze tra potere religioso e potere politico, specie quando questo potere politico diventava un potere politico connivente con la mafia. Ecco, creare le condizioni informative perché la gente prendesse coscienza è diventata la mia, ma io enfaticamente voglio dire missione, giusto per restare nell'ambito della missione pastorale, perché così l'ho considerata, ma vorrei dire nell'ambito dei diritti umani. I primi diritti umani sono quelli di sapere, di essere informati per prendere coscienza. Adista si propone proprio questo, dare ai suoi lettori, e sono tanti, e sono tanti preti, e sono tante suore, che attraverso l'informazione prendono coscienza e cominciano a creare qualche problema alla istituzione ecclesiastica, che però a causa di Adista qualche volta punisce questi religiosi, oppure li emargina, oppure li cambia di attività. Però c'è molta resistenza, e la resistenza principale è quella di Adista. Grazie e a presto.